Nel corso di questi mesi abbiamo organizzato degli eventi in webinar, uno dei quali appunto cercava di mettere insieme le università e l'impresa. Così è venuto fuori, anche su proposta dello stilista Ennio Capasa, di voler creare una rete tra le università del Sud e le imprese. Abbiamo messo a punto questo incontro nella speranza di poter continuare in maniera operativa verso un progetto coordinato di tutte le università del Sud insieme appunto alle imprese. Insieme a tutti gli altri rettori noi pensiamo di costruire questo tragitto che possa dare sviluppo e avere ricadute anche future con le aziende del territorio. Incubatore è parola importante perché vuol dire luogo dove poter costruire un futuro. Penso che sia il momento adesso di metterci insieme. Il sistema universitario meridionale, quindi Appolo, Lucano e Molisano, è particolarmente coeso. Lo è stato nel tempo attraverso un accordo federativo, lo è su nuove progettualità, peraltro anche su stimolo della fondazione e dell'impegno forte anche del sistema imprenditoriale locale. Le opportunità sono molteplici e si muovono sul fronte della definizione di un percorso anche di attrazione degli investimenti, di promozione della qualità della ricerca attraverso in particolar modo l'innovazione scientifica e la definizione anche di modalità operative, un incubatore, uno strumento anche proteso anche a offrire opportunità per il trasferimento tecnologico. Ma io credo che questo sia un momento abbastanza straordinario nel mondo e in Italia in particolare. L'Italia deve trovare le sue forze migliori per fare un salto di qualità e rappresentare la sua intelligenza, la sua forza nel mondo, come ha sempre fatto. Per cui è un momento molto positivo, perché in questo dramma si sprigionano le intelligenze migliori, le energie migliori, le persone tendono in qualche modo ad associarsi e a essere meno individualiste, e credo che questo tipo di approccio sia poi partorisca i momenti più felici dal punto di vista della creazione dei progetti e delle idee, per poi generare una qualità anche una qualità che sia influente anche nei giovani studenti che sono poi la classe dirigente di domani.